più, da quando era proprio piccolino, che In frequenta fasce. in fasce, che lettore in fasce, che si è sempre aggirato, diciamo, per questa libreria, adesso anche Si è Riccardo. iscritto a medicina, ma aveva sempre letto romanzi e quindi. No, leggeva cose complicatissime, o comunque leggeva, ha acquistato, diamo per scontato che le abbia lette, non lo sappiamo Non lo ancora, saprete? non lo sapremo Mai. mai. Quindi Eugenio, A 22 ormai. Io anni 22, 18. Riccardo 18, Riccardo sperava di averla quest'anno, la Magari. maturità, Magari. invece no, ce l'avrà il prossimo anno. Esatto. Da un punto di vista di digitalizzazione, i giovani sono molto più avanti. Quindi io ho la possibilità di vedermi con i miei amici anche se sono in quarantena tutti i giorni. È completamente diverso e non lo sostituirà mai il rapporto che ho con i miei amici. Però è più facile vedersi. Io personalmente l'ho vissuta più come. La quarantena non la faccio per me. Io ho 18 anni, sono alto 1,85, peso 88 kg e sono in salute. Se dovessi prendere il coronavirus, è vero che potrebbe sicuramente succedermi il peggio anche a me, però è più facile che a me vada meglio, ecco. Io se ho fatto quello che ho fatto, cioè la quarantena rispettandola in ogni sua singola parte, l'ho fatto più che altro perché penso che se io dovessi avere un coronavirus asintomatico, io che sono giovane, se No, esco, certo. infetto e soprattutto infetto le persone che ci possono star male, perché fuori, paradossalmente, ci sono gli anziani e le persone più adulte, che sono le persone più soggette a questo tipo di virus. Benissimo, Quindi noi abbiamo fatto un gesto di, secondo me, i ragazzi che vanno anche dai 30 ai 14 anni, non uscendo di casa, hanno fatto un gesto di altruismo. Mentre. Scusate questa piccola polemica, è stata meno fatta secondo me dalle persone più grandi. Cioè adesso non voi in prima questo te lo persona perché non lo so, confermo però può personalmente. essere successo. Io uscendo ho visto un sacco di anziani, per me è paradossale vedere gli anziani. Secondo me la scelta che si sarebbe dovuta fare già dall'inizio era gli anziani a casa, i giovani fanno volontariato e gli portano la spesa. La digitalizzazione di questo tipo è fondamentale perché? Perché nel momento in cui una persona sta male, registrare una lezione, per esempio, può essere comoda per poterla riguardare a casa, però essere sostituita completamente da un punto di vista scolastico è difficile. Poi è difficile anche perché non è proprio cioè, parlandone anche fuori dai denti, i professori sono meno pronti di noi, secondo me, perché è complicato anche da un punto di vista lavorativo per loro. È stato un'onda anomala che è arrivata tutto d'un colpo che ha sconvolto il sistema scolastico. Credo che sia stato uno dei sistemi di questo tipo, naturalmente, che ha subito di più questa pandemia. Alla fine è come se fosse un rapporto frontale con il professore che spiega. Gli interventi sono più difficili perché magari una persona ha l'audio che funziona male o il video che funziona male e quindi è più un rapporto uno a uno con il professore. Questa deve essere una situazione di emergenza e una modalità che si usa soltanto nei momenti di emergenza, perché sennò diventa difficile. Ma la curiosità di vedere in che ambiente vive il tuo professore o la tua professoressa, un po' di scoprire che di colpo un voyeurismo. fidanzato che forse non sapevate, se fosse, casomai fosse giù, non so come avvengono le lezioni, dove se siete tutti insieme vi vedete. Sì. Ah sì? Quindi tu vedi 25 interni d'ambiente? Io posso vedere se le persone attivano le telecamere, si possono vedere tutti gli interni d'ambiente. Ah, e c'è stato, scusa la domanda, un tentativo di costruire da Vabbè, parte sì. di qualcuno una scenografia o è Certo, stato ma di io per fare un colpo? esempio, io i libri Io sarei. miei non ce li ho, non ce ne ho molti, ne avrò No, ma 20. io pensavo Mi metto davanti alla l'approccio. libreria sua se devo fare le interrogazioni, Fai per un esempio, tutti comprati qui. figurone, eh? Esatto, cioè così vedi anche più il rapporto umano che c'è dei professori. Di solito uno vede un professore e il professore, il rapporto è più Cioè, dietro la sì, è cattedra di un'autorità, solito, ecco. così autorità. Così vedi il professore che magari ha il pane nel forno e lo deve andare a prendere, lo deve andare a togliere perché sennò gli si brucia, o la professoressa, la mia professoressa di italiano c'ha lo scheletro dietro alla scrivania. Cioè, Non memento mori. Tra le varie cose che ha comportato uno stato di, come quello calamitoso della pandemia, è
portare alla luce delle incongruenze che in un clima, diciamo, di come posso definirlo, non lo so, ottimismo, che non è che non sia motivato, era motivato perché molte cose andavano meglio rispetto agli anni precedenti, altre no chiaramente, però diciamo che c'era comunque un outlook positivo in qualche modo. È chiaro che adesso è evidente che ci sono delle zone d'Italia dove la banda larga non arriva, dove la gente ha pochi dispositivi con cui chiaramente interfacciarsi per quanto riguarda le lezioni, ma per quanto riguarda il lavoro. Adesso io devo pensare a una famiglia che abita in una casa molto piccola, in cui per qualche motivo i genitori non possono andare a lavoro, gli studenti sicuramente non possono andare a lezione, se non hanno un computer per uno o un tablet o quel che sia, e la casa è piccola, chiaramente si parlano uno sopra l'altro e non hanno il materiale sufficiente proprio. Perché per tutti gli altri, quelli che hanno queste cose, soprattutto per l'università, secondo me questo è un ottimo, sì, per molti punti di vista. Poi è chiaro, sì, che non vai all'ospedale, quindi tutta quella parte lì ti manca. Però le lezioni possono benissimo essere ricariate, le lezioni universitarie, da video lezioni che forse, secondo me, come aveva accennato lui, hanno dei punti migliori delle lezioni, perché tu puoi stoppare, rimandare indietro, se una cosa non sei d'accordo, non sei sicuro, vai a cercarla e puoi, e puoi farlo, cosa che a lezione chiaramente risulta, essendo tu impegnato anche a prendere appunti o così, molto più difficoltosa. Però è chiaro che questo vale per tutti quelli che sono nelle condizioni di poterlo fare, tutti gli altri no. Mai avuto paura in questo periodo, no? In cui i dottori sono così tanto protagonisti, in cui sono morti tanti dottori, in cui non sono capaci di darti delle risposte perché non le hanno nemmeno loro. Ecco, tutte queste cose in te hanno voluto dire qualcosa? Allora, io devo dire che la mia risposta al personale, dico, al clima che si è venuto a creare, è stata diversa nei primi periodi, nei periodi a metà, quindi quelli del picco più o meno, e quelli di adesso. Io personalmente, e lo dico insomma come ammissione di colpa, all'inizio ero convinto che fosse poco più di un'influenza, perché chiaro che non sono la stessa malattia, no? Però vedendo i dati che arrivavano dalla Cina nelle prime settimane, insomma le prime 3-4 settimane, chiaro, la mortalità era alta, nel senso, voglio dire, non è la mortalità del 1%, è comunque, certo, una persona su 100, quando vai a far diventare un milione diventano numeri importanti. Però l'influenza a quel tempo sembrava davvero fare più o meno gli stessi mortalità. Il fatto è che, quindi, io sono uno di quelli che colpevolmente l'avrebbe ritenuta poco influente all'inizio, chiaramente poi i fatti si sono incaricati di smentire queste opinioni. E quindi nel momento del picco mi sono sentito quasi, come dire, chiaro, io non ho nessuna autorità né responsabilità di primo luogo, però comunque ho avuto un atteggiamento, cioè, semplicemente sbagliato, nel senso. E quindi nel periodo del picco io mi sentivo abbastanza in colpa, nel senso che cercavo un modo per, come dire, poter essere utile, solamente che appunto noi non abbiamo nessuna abilità pratica, al contrario degli infermieri che alla fine del terzo anno sono a tutti gli effetti quasi dei professionisti. Noi no. A me è sembrato tutto un sogno. Come posso dire? Sono quelle cose che vedi nei film e che onestamente sono anche belle da vedere dal mio punto di vista, cioè è chiaro che sono tragiche situazioni che non vanno, però cioè, dal momento che ci sono e che oggettivamente non dipende da me singolo, io ho trovato alcune cose, dico a livello, per esempio le strade vuote delle città, a me sono sembrate molto molto belle da vedere. Poi da viverle non saprei, non sono mai stato in una strada vuota. Per quanto riguarda le strade vuote, a me sembrava paradossale, cioè io non ci avrei messo un euro sul fatto che tutti i giovani di Pesaro della mia età sarebbero stati a casa, mentre ci siamo nei 2 mesi di vero lockdown, non dal 4 maggio che abbiamo riaperto, che comunque dovrebbe essere lockdown, cioè noi siamo stati i più responsabili. È una cosa che se me l'avessero detto a gennaio io avrei detto sì, vabbè, impossibile, non... Si vede nei film post-apocalittici, quelle cose paradossali, il virus che conquista il mondo. Invece alla fine sono stato a casa 2 mesi e però l'abbiamo fatto. Pensandoci adesso poi non mi sembra neanche così tanto tempo. La prima settimana la prima settimana a casa pensavo di impazzire. Dopo 4 giorni sono dovuto scendere di sotto davanti a casa perché dovevo proprio
Poi, dopo la prima settimana che mi è parsa tipo un mese, il resto l'ho vissuto abbastanza bene. A me piace molto la politica e cerco di fare quello che posso all'interno della mia società e anche per quanto sono per la mia età. E credo che quello che c'è adesso, quindi questa opportunità qui di tanto tempo per fare tanto, sia un'opportunità che non va sprecata ed è un buon momento per andare avanti da un punto di vista sociale. Se da un punto di vista economico siamo sicuramente bloccati per vari motivi, perché la gente non lavora e l'economia è in crisi in questo senso, da un punto di vista sociale, da un punto di vista di diritti civili, sono tutte cose che secondo me si può lavorare. Pensare che i sussidi statali di cui hanno bisogno le persone, pensare alle spiagge, pensare a tutte le persone che lavorano e che hanno bisogno di sussidi statali, e queste sono pari opportunità, perché tutti devono avere l'opportunità di partire allo stesso livello in modo che possano poi dare il proprio meglio di sé. E poi comunque secondo me, cioè, su questo discorso qui, questo si iscrive e rende evidente le implicazioni pratiche di quello che si diceva prima sul fatto che adesso sono evidenti sono più evidenti alcune storture che prima apparivano sottotono. Cioè, pensiamo soltanto al concetto di congiunti, no? Allora, quella è una parola che mi è stata spiegata dai miei amici che studiano. Compare una volta nel codice civile, credo, per indicare praticamente la famiglia, più gli acquisiti, più appunto conviventi. L'hanno dovuto usare questa formula perché non esiste più il concetto di famiglia come una volta, no? Altrimenti uno, da un punto di vista logico, avrebbe detto i congiunti sono i parenti e i conviventi, quindi tutti quelli che, per i quali, nel caso in cui io mi stia recando a casa della mia compagna che non viviamo insieme, magari c'è un pezzo di carta che certifica che io sono unito civilmente o in comune o dove sia con questa persona, e così. Invece è evidente dal fatto proprio che la legislazione si è dovuta adattare a delle categorie che non esistevano prima, che non erano, o almeno non erano standardizzate, non erano formalizzate. Non è famiglia? In che grado di parentela o comunque di vicinanza, di congiunzione si potrebbe posizionare? Cioè, non so se mi spiego. Voi siete ufficialmente congiunti. Della libreria, però.